Saluto caramente gli amici di Radio L. This is your world. Dream inside of it. This is a space for her. Cause you move the world. Thing to say. Music is life. Nothing to say. Buon pomeriggio, eccoci, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi, eccoci. Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Ecco, il nostro amico Giovanni oggi è venuto a trovarci. Dendi, allora Giovanni, noi innanzitutto dobbiamo fare prima di tutto delle scuse, perché se tu non sai ci sono stati dei problemi con i nostri precedenti programmi, perché abbiamo usato un linguaggio un po' scurrile. Diciamo, scurrile. E allora quindi ci sono scusiamo state delle sia con la redazione sia con i nostri, diciamo, radioascoltatori che ci ascoltano sempre e ci apprezzano. Sì, infatti abbiamo ricevuto parecchi messaggi nell'invito di tornare a lavorare per questa radio, e soprattutto noi, visto che ci teniamo a questa radio, siamo ritornati, e il primo giorno dopo il ritorno c'è il nostro grande ospite. Grande. Visto che a Sanremo ci sono tanti super ospiti, anche noi a Guagnano abbiamo il nostro ospite. Allora, Giovanni, innanzitutto devo scusarmi anch'io con i nostri radioascoltatori, perché userò un linguaggio forse un po' ambiguo, a doppio senso. Vabbè, ma quello per chi ti conosce, diciamo che sono le canzoni già sono già fatte, infatti, così diciamo. Infatti. Esatto. Comunque, è quello. Se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori. Dai, prima io direi di farti una bella domandina. Come mai hai iniziato a scrivere queste canzoni? Da dove è iniziato, tutto? Veramente con queste ispirazioni si nasce. Sì. Quindi, come sono nato io, sono nati tutti quanti con queste, ripeto, aspirazioni artistiche. L'artista non si diventa dall'oggi al domani, nel mio piccolo, perché non è che abbia fatto i grandi salti mortali. Per pigrizia più che altro, per nostalgia della nostra terra, io non ho avuto, le possibilità forse di fare anche il professionista, modestamente, però preso dalla nostalgia della nostra terra, dei nostri amici, familiari in particolare, sono rimasto sempre vincolato qui a Guagnano. A Guagnano. Quindi artista si nasce. Io ricordo di aver scritto la prima canzone, se non erro, intorno ai 14-15 anni. Mamma mia, quindi, giovanissimo. Giovanissimo. Una domanda discreta, quanti anni hai adesso, Giovanni? Se lo vuoi dire, chiedono alle signore, Giovanni, dai, non ci dobbiamo ai nostri radioascoltatori, dai, lo possiamo pure dire, Giovanni. Possiamo dire. Una cinquantina? Dicono che non li dimostri, dicono. Quanti? Non ne dimostri. Io il 18 settembre, pensate un po', il 18 settembre, giorno di San Giuseppe, da Giovannino, compirò la bellezza di 60 anni. Mamma mia. E non, diciamo, non li dimostri. Ti faremo un applauso quando arriverà, diciamo, 18 Giovanni. Settembre. 18 ok, settembre. Ricorderemo questa data. Sei del 48, allora. Sì, sì, esatto, Dendi. Allora, Giovanni, direi di iniziare con la nostra giornata live, diciamo, visto che canterai dal vivo. Certamente, per i nostri radioascoltatori che ci seguono. E ricordiamo che ci possono mandare i messaggi sulla messaggeria della radio o sul guest book. Ok. Allora si incomincia subito, Giovanni, dai, dimmi. Alla grande con La Banana. La Banana. La Banana per dieta. Ok. È una canzone che modestamente mi ha dato tanta soddisfazione, anche perché viene cantata da parecchi altri. Sì, sì, queste canzoni comunque si conoscono tutte. La Banana per dieta. La vai. Banana, allora. Radio L. Giovanni Malatesta oggi, ragazzi. Che la frutta pace bene, si dice che la frutta non fa male, perciò se tu non sai cosa mangiare, una bella banana tu assaggiare. Se ti senti ammalata, un po' giù o raffreddata, se ti senti picca buona, la banana ti conosce. La banana, la banana, se. Per la donna è tocca sana. La banana, ti rilassa e ti risana. Ehi! Ai 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 ai!
La banana per Pietro. È la banana. Per chi ha problemi di ingrassare, c'è la banana. Sì, non fa male. Si dice che la femmina de moi, si dice che l'onestà è sempre in dieta. Perciò se hai paura di ingrassare, una bella banana non fa male. La banana è vitamina, la banana è proteina, la banana è santa cosa, ti distende e ti riposa. E vai! La banana, insieme dietro. Tutti, dai. Tutti, bella donna tocca sana. La banana, tutti, tutti, ti rilassa e ti risana. Anche voi da casa, mangiate la banana. Una bella banana non fa mai male. Ultima strofa. Ultima, vai Giovanni. Io penso d'aver detto solo il giusto, anche se poi è questione di gusto. Se vuoi restare bella, giovane e sana, non devi ma lasciare la banana. A ci piace la cirasa, sì. A ci piace l'ufiorone, oui. La banana piace sempre frutto di Dio. È vero, Giovanni! La banana, per la donna è tocca sana. La banana, la banana, ti rilassa e ti risana. La banana, per la donna è tocca sana. La banana, ti rilassa e ti risana. E fai la banana, la banana, la banana per dieta. È grande, bellissima, bellissima. Stop, Giovanni, bellissima questa canzone. Bene, grazie. Grande, ti prende proprio e ti coinvolge. Devo dirvi, ragazzi, che in questi giorni è uscito un nuovo CD, non mio, del gruppo Folk 2000, dove c'è un'altra banana, un altro titolo come banana. Sì. Perché? Perché stranamente i proventi dei diritti d'autore su questa banana, malgrado la cantano tutti, arriva poco o niente. Ah. Perché? Perché non è il titolo giusto, la banana. Il titolo depositato la banana per dieta. È la banana per dieta. Bravo. Sì, sì, allora sì. Io ho pensato opportunamente scrivere un'altra canzone, la banana e basta. E basta. Quindi quando scrivono malatesta, la banana, a sto punto sì, non sì, si sì. Scappa. Ok Giovanni. Allora, andiamo avanti. Una domandina, Dendi? Sì, lì possiamo fare una domanda allora. Visto che siamo nel periodo di Sanremo, che ne pensi di questo festival? Lo stai seguendo? Allora, per niente, perché sono... Fai bene, anche noi. Ma sono preso da vari impegni artistici e meno e prove, perché mi sto preparando con il mio gruppo per la prossima stagione, vado a provare a Squinzano e rientro quando il festival è già terminato, quindi non mi è stato possibile di ascoltare neanche una canzone. Non ti sei perso niente comunque Giovanni, visto che ormai la musica italiana diciamo che sta svanendo, diciamo i testi sono diciamo ormai passati, sono banali, sono saturi, ormai, sono saturi, sempre sono saturi. Stesso, sì, bravissimo Giovanni. Queste sono invece canzoni, le due canzoni sono più coinvolgenti secondo me. Grazie. Se domandi grazie. Chiunque, le conoscono tutti. Sì. E poi domanda uno che si è visto questo ieri Sanremo, vediamo se la ricorda. E poi mettono anche allegria, diciamo, dai, visto che siamo in un periodo un po' di crisi, giusto. Sotto tutti i punti di vista mettono allegria. Allora Giovanni, proseguiamo con il prossimo pezzo? Proseguiamo? Informami. Ah, Lupietto di Sutiso. Sì, vado Giovanni? Vai con Lupietto di Sutiso. Hey. E là, ecco. E con le mani, dai. Tutti insieme. Oggi Giovanni Malatesta, Radio L, ragazzi. Grandissimo Giovanni, Le temo il abito bianco, ha spicciato de fare la zita. Un lupietto di Sutiso, a te lo canto a me lo riso. Con l'ubietto di Sutiso, a te lo canto a me lo riso. E si tolse l'abito bianco la nostra sposina nella famosa sala della Sala. E iniziarono piano piano.
Le temo la combinazione, fammi dire le forme buone. Quello pietro di su, a te lo pianto e a me lo riso. Quello pietro di su, a te lo pianto e a me lo riso. Quella è la nostra sposina, si tolse anche la combinazione. Dove arriverà? Andiamo sempre avanti. Avanti, andiamo avanti, andiamo. Dete moi lo reggi petto, fammi dire c'è per tiampietto, con lo pietto di su, a te lo pianto a me lo riso, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso. Quella è? E si tolse anche il reggi, chissà cosa aveva nascosto. Possiamo immaginare. Poi ricordami, devo dire una cosa, eh? Certo. Le temo le mutandine, e le dico paroline, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso. E voilà. E si tolse anche la mutandina, sì. La nostra si può dire? Sì, sì, vai, vai. Possiamo usare questo linguaggio. Andiamo sempre avanti. Alle 12 della notte, mamma mia c'è belle botte, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso. Hey. E ci fu una bellissima guerra, una bella lotta, sì. Intorno alle 12, sì. Gladiatori. Alle 7 della mattina, non si chiude la signorina, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso. È stata bella la prima notte, è stato bello su quel lettino, nascerà un bel bambino, nascerà un bel bambino. E con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso, con lo pietto di su, a te lo pianto e a me lo riso. E Giovanni oggi a Radio L, lo pietto di su, grandi performance. Bellissimo anche questo, Giovanni, eh? Stupendo verso. Ti volevo dire, Giovanni, come mai, no? Per esempio, io ho avuto delle tue musicassette quando ero piccolo, sì. E mi sono accorto che nelle stesse versioni cambiavano le parole da una cassetta all'altra. Come mai questa cosa? Perché ho fatto, le ho rispolverate, come si suol dire. Capito, allora ti accorgi di magari perché qualche frase. Quando le mettevo, provavo a cantarle, sì, non mi trovavo più le parole vecchie. Sì, e questa è una bella e giusta osservazione che mi fanno spesso e volentieri altri amici. Sì, sì, me lo chiedevo sempre da piccolino. Ma è così, ma succede anche ai grandi, questo. Sì, perché sì, poi sì. Strada facendo si accorge che magari era non più appropriata la parola, quindi si sostituisce. Magari si trovavano delle altre proposizioni, sì, che magari suonavano meglio. Si ritiene comunque, che suonino meglio. Giovanni, io ricordo che all'epoca, nei primissimi anni 90, ricordo nelle macchine, diciamo che le autoradio si nutrivano proprio con le tue cassette. Sì, è vero, si sentiva proprio. Poi c'era allora quelle canzoni. Dei programmi di liscio che oggi stranamente non si fanno più, programmi di liscio, di folk, anzi io inviterei la vostra redazione, sì, di fare di tanto in tanto qualche programma di liscio. Sì. Avremo non anche... bisogna scordarsene delle nostre tradizioni. No, mai. Un po' di folk, un po' di pizzica, non guasta mai, dai. Allora, tendi una domandina o partiamo? Tendo. Prego Giovanni, prenda. Ma ci stanno ascoltando, dico? Sì, ci ascoltano, in tanti ci ascoltano. Quindi prima o poi chiameranno. Ci ascoltano e ci vedono. Ci vedono. Però non ci chiamano. No, perché non abbiamo il telefono. Il telefono non l'abbiamo, ci quello è il problema. Ci mandano i messaggi però in diretta, così, Giovanni. Così rispondiamo. E come mai? Una radio, scusate, forse vi metto in difficoltà. No. Non ce l'abbiamo oggi, purtroppo, il telefono.
Stiamo vedendo che la nostra, diciamo, il nostro database dei messaggi sta andando il tilt oggi. Sì, chissà infatti. Com'è. Allora, se ci stai seguendo, se gentilmente puoi venire a darci una mano. Adesso vado io a chiedere cosa sta succedendo. Okay. Nel frattempo, Fabio, vedi, fai una domanda oppure mandiamo il prossimo pezzo. Allora, vai. Una domandina prima. Come mai, diciamo, quale nei tuoi testi, diciamo, quali preferisci, diciamo, le... che so, parlare di sesso, i temi, bravissimo, giusto. Io vado da una parte all'altra, veramente, i temi li ho presi quasi tutti, ho un po' di sesso, un po' di doppio senso, qualche volta a senso unico, tipo è tutto caro, che poi arriveremo. Sì, sì. Quella è una canzone, diciamo, attuale, è stata sempre attuale, diciamo, sì, visto che... Infatti. Dagli anni 70 fino ad oggi, diciamo, quella c'è stato canzone, sempre quella canzone là. Ciao, arriva sempre gente. Ciao, no, Diego, il nostro amico Diego. Ebbene, quindi è stata ripresa e tutto dato da un certo Gigione, un cantante abruzzese. Se non ho capito, E mi ha fatto una sua, diciamo, sì, una sua versione. Ha cambiato notevolmente il testo pure. Ho capito, sì, ho come capito. Pure la banana mi sì, sì, ma la banana è diffusissima. Ma viene spesso e volentieri cambiata quasi radicalmente il testo. Ho capito, meno peccato, male che resta la musica. Quindi non possono tradirmi comunque, ai fini. L'originale è l'originale, Giovanni. Certo, è così. Allora Giovanni, andiamo sempre avanti? Sì, sì. La salsiccia, quindi. Della salsiccia, la salsiccia. La salsiccia è genuina, Giovanni. La fettina è troppo cara. Vado? Vai con la salsiccia. E dai, tutti insieme. Oggi Giovanni ma la testa. La salsiccia, vai. La femmina de moi quando va alla spesa, la borsa o le binche con poca moneta, lo pollo non gli piace. Uè! È cara la fettina, si piglia la salsiccia, solo carne e gemina, tutti insieme. Lo pollo non gli piace, è cara la fettina, si piglia la salsiccia, solo carne e gemina. 1, 2, 3. La salsiccia è genuina. La salsiccia è carne fina. Per la donna è leggera, la digerisce sempre, specialmente quando è sera. Eh sì, Giovanni. La salsiccia è paesana. La salsiccia è carne sana. La salsiccia è universale, conosciuta dappertutto e non face mai male. E quindi tra il oggi. Pollo e la fettina preferisci la via di mezzo, la nostra signora e signorina, la salsiccia. Sembra che piaccia molto alle ragazzine anche. Le piace tanto moi alla signora, le piace tanto sai alla bagnona, alla donna moderna, pure la signorina. Sì. Olia tu l'assaggia, te la sira alla mattina. Alla donna moderna, una signorina, olia tu l'assaggia, te la sira alla mattina. E vai! La salsiccia è genuina. È genuina? La salsiccia è carne fina. Per la donna è leggera, la digerisce sempre, specialmente quando è sera. La salsiccia è paesana. La salsiccia è carne sana, la salsiccia universale, conosciuta dappertutto e non face mai male. Mai male la salsiccia, Se Diego piace la salsiccia? La salsiccia, entrando nella macelleria, cosa vediamo? La salsiccia. Dai, dice bella, vanno sta in Pisa. Però sembra più buona, ce l'hai di tisa, la vuoi ogni momento e non te sazi mai, pur se qualche fiata o ti lascia in truli guai, la vuoi ogni momento e non te sazi mai, pur se qualche fiata o ti lascia in truli guai. Eh sì, quante volte! La salsiccia è genuina, la salsiccia è carne fina.
Per la donna è leggera, la digerisce sempre, specialmente quando è sera. La salsiccia è paesana, la salsiccia è carne sana, la salsiccia universale, conosciuta dappertutto e non face mai male. Una volta però fa indigestione, qualche volta. Raramente. Ma oggi c'è il rimedio. Eh sì. A tutto c'è il rimedio. Guai se non fosse così. La salsiccia, la base, sì, altrimenti sì, va sempre avanti. Non preoccuparti, Giovanni. Tu senti un picchia scerratino. Non ti preoccupare, Giovanni. Va bene. Allora, domandina a Giovanni. Domandina, allora. Diciamo che non impegnatemi troppo, eh. No. Quale cantante famoso apprezzi? Della vecchia famoso, generazione. Beh, la vecchia generazione, Modugno come autore e interprete, e Claudio Villa poi credo al numero uno. E delle nuove generazioni? Delle nuove generazioni, Lanna Tatangelo è bellissima. Sì. Gli piace la salsiccia secondo te all'anno? Ma credo proprio di sì, credo proprio di sì. Sì. E anche l'amico che ultimamente se la intende, Gigi D'Alessio. Sì, Gigi. Mi piace anche perché io ho iniziato anche con la musica napoletana sì. E poi una curiosità, dimmi, negli Giovanni. Anni 60, siccome avendo una bella età, sì. Ho vissuto negli anni 60, quindi io ho iniziato a fare piano bar con le canzoni degli anni 60. E dicevano, andando a fare un provino in una alla RCA proprio, sì. Proprio alla RCA, sì, sì, mi dissero: guardi, lei ha una bellissima voce, però la sua voce si trova già in commercio. E chi era questa voce? Chi? Mi somigliavano a Don Baggi. Ah. A Don Baggi. Dicevano che, anche perché stranamente io mi piaceva molto Don Baggi, quindi cantando le sue canzoni automaticamente si avvicina al genere, al timbro di voce. La mia era naturale, però sì. Poi, cantando le sue canzoni mi si accostava ancora di più. Sì. Quindi poi come fu, questa domanda magari non me l'avete fatta, no? Quale fu che iniziai a scrivere in dialetto? Ho iniziato. Ripeto, a fare piano bar con le canzoni anni 60. Sì. Andando in una serata, in una delle mie serate, all'Albatros di Ostuni, di Ostuni, una bellissima balera, era sopra discoteca e sotto la balera. Anche ora esiste, se non sbaglio. Anche oggi, credo di sì. Quindi venne il Discopolo, era un discografico di Brindisi, Discopolo si chiamava, aveva un grande negozio e di tanto in tanto lanciava dei gruppi, però a lui interessava i gruppi folk. E siccome io in quella occasione cantai Maria Rosa, una canzone dialettale, era forse è stata la prima che io ho scritto in dialetto, a fine serata mi si avvicinò dicendo: guardi, io ho la possibilità di portarti in sala di incisione, però mi interessi solo come cantante folcloristico. Ho capito. E allora mi diedi da fare, pur di arrivare nello studio di registrazione, a Palmi andai, alla Side Record. Sì. Allora uscì 2 anni prima che io entrassi a far parte di questa scuderia, la famosa chitarra vagabonda di Romeo Olivieri. Sì, non la conosco comunque. Una chitarra suona. Ah, sì, però il nome. Quella era. Non mi diceva chitarra niente. Vagabonda, sì. E iniziai così a il mio genere, folto contro, dire, contro la mia volontà. Sì, perché sì, il sì. mio genere, ripeto, era quello degli anni 60. Però ti ha dato anche grandi soddisfazioni. Beh, questo sì, genere. Diciamo, nel mio piccolo. E continuo, perché tuttora sto scrivendo per diversi artisti. Anzi, un certo Salvatore Costantini di Mesagne, grazie a 2 mie canzoni, Piccola preghiera e Una pizzica maliziosa, è andato a finire addirittura in America. Ah. E adesso ci deve ritornare in Canada, a Toronto,
Grazie sempre a queste due mie canzoni. Allora mi ha chiamato giorni fa dicendo di darmi da fare perché vuole che scriva ancora per lui. Quindi stiamo raccontando. Sei sempre impegnatissimo, allora ma nel mio piccolo sì. La prossima volta, perché credo che ci saranno una prossima volta, vi porterò le canzoni che io scrivo per gli altri invece. Sì, io non canto. Sì. Sarebbe una bella idea. Una bella cosa. Sicuramente. Ma voi ce le canti tu? No, magari le manderemo perché purtroppo non mi trovo la base. Sì, le manderemo direttamente dagli esecutori. Sì. Ok, allora un'altra domanda po' particolare. Vai. Come mai non fai mai concerti a Guagnano? Visto che sei di Guagnano, non fai. Bellissima domanda. Come mai? Mai visto? Avete toccato un Assaggio un giorno mi hai fatto venire, tanti anni fa. A Salice sono stato dell'ultima occasione della fiera. Non c'ero. Non la c'ero. Fiera di non luglio. La fiera di luglio. Il 2 luglio. Era presso la cantina. Era una sagra dell'uva del vino. E molto probabilmente la rifarò. Sì, perché il presidente mi ha già contattato. Quindi vogliamo sapere perché non li va a guagnare. Perché non li faccio guagnare. Mannaggia, non dipende da me. Comunque, questa domanda andrebbe rivolta a chi organizza le feste. Però posso rispondervi. Mi voglio prendere la responsabilità di rispondere e mi assumo le dovute responsabilità. Sì. Evidentemente, io mi arrabbio quando vedo i miei colleghi alla pari, affinché viene un professionista, ben venga, sono il primo ad apprezzarlo, a giudicarlo e a congratularmi anche con chi l'ha invitato. Sì. Però quando vedo un mio pari, mi fa un po' di rabbia. Anche perché andare a cercarlo da fuori quando c'è quando potrei... È vero, questo è vero, Giovanni. Anche perché, sottolineo una cosa, la gente per strada... Allora, sono arrivato a un momento, cari amici, che non vado a vedere più i concerti a Guagnano. Perché quando mi vedono Giovanni perché non sali tu? Allora mi fa rabbia, tristezza, malinconia e me ne vado. Dunque. Quindi io mi meraviglio perché sono anch'io un prodotto guagnanese, quindi di valorizzare l'uva cardinal, la salsiccia, la carne, i pezzetti. Abbiamo la canzone proprio. Perché non? Ma non solo io, perché mi risulta che ci stanno altri gruppi guagnani. Anche giovani. Diciamo che sono sempre, trattati nello stesso modo e non hanno le possibilità di esibirsi. Quel famoso detto: nessuno è profeta in patria. Sì, è vero, quello è vero. Comunque, io poi mi sono divertito. Pure mi diverto perché poi vedendo queste situazioni fui ospite in una serata a Leverano dove c'era Telerama e fui ripreso e intervistato. In quella occasione io non mi sentii di dire che sono un guagnanese. Scusatemi tanto, no, non ti preoccupare, voglio Giovanni. Sfogarmi questa sera. Vai, dissi... questa è una radio libera. Si può dire, Giovanni, si può dire. E dissi chi mi intervistava che ero di Trepuzzi. In quella occasione, stranamente, quando il diavolo ci mette la coda, il sindaco, il professor dottor Palazzo, non volendo, mi ascoltava. Trovandomi per strada, senti picca picca. Davvero. Disse: Giovanni, ma ti facciamo schifo noi di Guagnano? No, voi non mi fate schifo, signor sindaco. Perché? Perché ti ho sentito dire, essendo stato intervistato da Telerama, e hai detto che tu non sei un guagnanese, ma bensì sei di Trepuzzi. Al che, siccome io a combinazione a Trepuzzi c'è un mio cugino Giovanni Malatesta pure. Come te, un omonimo. Un omonimo. E allora mettendomi d'accordo con lui in contatto, ogni tanto lo dico che sono di Trepuzzi, non mi nascondo, e allora mi passa lui poi le chiamate, le serate. Ti trova le serate, diciamo anche.
E mi rispondeva così, e per rifarsi disse sì, ma io non c'entro perché tu sai benissimo che io non organizzo, sono il sindaco, il primo cittadino, sì, posso anche sponsorizzare qualche tuo concerto, però non più di tanto, e bisogna rivolgersi ai vari comitati che organizzano. Allora a quel punto il sindaco volle a tutti i costi fare una serata con i vari artisti paesani. Riuscimmo a trovare alcuni sponsor e ricordo benissimo che anche l'amministrazione comunale sponsorizzò per 700 euro, mi ricordo. E facemmo un 4 anni fa, risale a 4-5 anni fa, con il patrocinio anche del Circolo Cittadino di Guagnano. Sì. Una bellissima serata presso la villa comunale, malgrado non sia stata tanto poi pubblicizzata ai paesi limitrofi, è un problema. La villa era strapiena per tutti sì, gli eventi di Guagnano, è un problema. Chiudo dicendo che magari se ci ascolta cittadinanza, qualcuno, è vero, no, io non voglio fare appena, no, ma lo dico io Giovanni, la cittadinanza magari ci apprezza noi artisti. Ai vari comitati magari non li siamo. Vabbè, non ti preoccupare. Allora, magari faremo un concerto sì, e magari proprio il organizziamo giorno... noi. No, io avrei un'idea, ragazzi. Proprio il 7 di ottobre, quando mettono le due bandacce, perché io le definisco così per il costo, bravissimo, più che altro. E qui ci siamo. Noi faremo contemporaneamente una serata sì, nella villa comunale. Sì. E voglio sfidarli proprio. Vediamo. Ci siamo? Sì. Okay. Allora, facciamo questa sfida. Inizieremo già sin da adesso a organizzare Giovanni, questa serata per il 7 ottobre. Ti dico che sono arrivati vari messaggi per te. Allora, ti salutano tutti. Innanzitutto ti salutano tutti e poi ti invitano ad andare a Sanremo. Giovanni. Sì. Ti salutano tanti Sanremo, amici. A Sanremo andrò, ma da turista. chissà organizziamo non si sa mai Giovanni, cercheremo di organizzare sì, allora, se comunque mi date una mano, come no Giovanni, non ti preoccupare, cercheremo di organizzare proprio per sfidare questo sì. Tanto io prendiamo paura, una banda solo sola del Padre Eterno, ho paura. Non dell'uomo. Allora Giovanni, andiamo avanti. Mi sono un po' sfogato. Ma fai bene, benissimo. Dimmi il titolo. Allora, il titolo è La Zitella, Giovanni. La Zitella. Questa è una canzone che non l'ho scritta io. No. Possiamo, volendo, la possiamo saltare. Sì, saltiamola, visto che non la conosciamo neanche. E poi quella arriva. Mi sembri. Questa è bella, Aspetta, fammi trovare il testo perché mi sa che... Vai Giovanni. Nel frattempo dobbiamo ricordare una cosa, che ci sono stati dei problemi audio video e che adesso è stato ripristinato tutto perché adesso tutto ok. Problemi con la connessione. Quindi restate con noi. Il nostro tecnico. Il nostro Diego. Diego. Bravo. Allora possiamo andare? Si va. Eccola. Giovanni, eccolo, Sempre con noi. Tutto mi sembra al di fuori di quello che nella realtà sei. Questo è un bellissimo testo, Hey! Che femmina strana sei tu, mi faci a stimare sempre, a casa non ti trovo mai, o li assaccio poi a dove vai, mi dici fatti i fatti tua, ti fessati a non m'appigliare, che fidanzati siamo noi, mi vuoi far diventare un boy. Tu facci sempre tanto fumo e non c'è poi filo arrosto, non mi sta facci proprio tante, mi facci schifo in ogni istante. Quella! Mi sembri come un cane quando fa bau bau, ti mando a fanculo e poi mi innabau, mi sembri una pecora che fa bembe, non sei la ragazza che tu fai per me, mi sembri una gatta con i suoi artigli, mo state buona mia bifessa non mi pigli. E Giovanni Diego, se non mi ha preso perfetto fino adesso, mi sa che sarà difficile. Sì. Andiamo avanti.
se ti vedi t'aiuta Dio, intro le sporte braccia tue, non ti voglio manco d'uomo amante, femmine ci ne stanno tante pillaure, ormai a sti paesi non esci, tutto si sape prima o poi, non puoi fare niente scuso, a tutto si mente lo muso, afritti giù di mille corpi, mamma non m'han farinato, si cauta tutto monna lana, si peggio tu di una puttana. Mi sembri come un cane quando fa bau bau, ti mando a fanculo e poi mi nabau, mi sembri una pecora che va ben ben, non sei la ragazza che tu fai per me, mi sembri una gatta con i suoi artigli, mo state buona mia piffessa non mi pigli. E Giovanni Malatesta a Radio L oggi, parole solo per voi, parole esatte Giovanni, no, no, sì. Sono dei testi diciamo originali, veritieri, la vita diciamo. Mi dovreste dare un sorso d'acqua, eccola, non vi dispiace, prego, sì, sì, sì. Scusate, vai, puoi andare, la faccia tua, vai Dendi, vai. Non ti preoccupare, nel frattempo siamo arrivati a un quarto d'ora, alle 5. Io alle 5, ragazzi, vi devo lasciare. Ci lasci Giovanni? Giovanni? Voi a che ora chiudete? 5 e mezzo. E mezzo. Ce la fai a mantenere per le 5 e mezzo? Anche un altro quarto d'ora. Tiriamo un quarto d'ora, dai, per i nostri amici oggi, dai Giovanni. Leggiamo qualche messaggio nel frattempo. Sì, vediamo un po' cos'è arrivato. Grazie a te. Per te, dai nostri radioascoltatori, sempre numerosi che ci ascoltano, vi vedo ma non vi sento. Ciao! Vabbè, abbiamo detto che sono stati risolti i problemi. Sì, sì, comunque. Non si sente niente, vanno scritto, ci sono problemi, audio e video. No, ma abbiamo risolto. Ma abbiamo risolto. Adesso si vede tutto. Anche coloro che sono connessi. Saluti a Giovanni Malatesta! Ci sono problemi ancora? Vabbè, questi sono vecchi comunque, sono di prima. Nel frattempo che si collega. Saluti, arrivano tanti saluti Giovanni, Grazie, grazie. Da parte di amici. Ricambiamo, perché abbiamo già accennato prima che la nostra comunità ci vuole bene, dai. Sì. E purtroppo non siamo simpatici a quelli che organizzano purtroppo è così, le nostre feste. L'abbiamo riscontrato anche noi organizzando vari eventi, non di tipo musicale ma di tipo sportivo. Vi credo, sì, è vero. Purtroppo noi abbiamo un'altra testimonianza per dire che la nostra è una verità, la tua è una verità, è due indizi, è vero. Non diciamo che fanno una prova, però no, quasi, però, perché magari se troviamo ci qualcun siamo. Altro abbiamo la prova. Ma senz'altro non che la pensi come noi, ma è realmente non sappiamo comunque il perché Giovanni. Forse l'invidia, forse sì, un po' è di quello, tutto, c'è, un po' c'è di tutto, tutto, c'è un tutto po' di, non dovrebbe, io guardi, voi non sapete quanti ragazzi nel mio piccolo io ho lanciato modestamente. Sì. Però perché ci credo al paesano, all'amico, al conoscente, però purtroppo non siamo tutti uguali. È vero, così. Questo è vero. Va bene. Domandine per Giovanni? Vabbè, ovviamente sta incidendo qualcosa? No, è da un po' che io mi sono fermato e vivo di rendita. Faccio comunque le serate, i miei concerti li faccio, mo domenica mi trovo a Potenza, pensate un po'. A Potenza devo fare un concerto. Ho capito Giovanni. Io faccio poche serate, ma buone. Sì. È il caso di dire, perché ogni giorno c'è una concorrenza spietata. Sì, sì, sì. Ragazzini che vanno a suonare per 30, per 40 euro e hanno un capitale molto costoso. Sì. Ormai non siamo più ragazzini, no? È vero. Io già sono un pigro nello spostarmi, però lunedì, come ti dissi, sono stato a Pugliacano. Sì, ti ho seguito Giovanni, ti ho seguito. Sì, bravo, mi avete seguito. Sì, ti ho seguito Giovanni, ho purtroppo sentito qualche... lo spazio era molto limitato, cantai solo 4 canzoni. È meglio di niente. Però sì, mi richiameranno, almeno mi hanno promesso che
e mi hanno detto, addirittura mi hanno chiamato proprio questa mattina. Sì. Pensando un po', dall'Argentina. Sì. Io sono tutto al di fuori di bugiardo. No, ma sto dicendo. Però non. Poi c'è un nostro don paesano. Ecco, un nostro don paesano. Si chiama Mimino. Mimino ha avuto modo di vedermi. Sì. E mi ha chiamato all'1:30 della notte addirittura. Oh, mamma mia. Sì, all'1:30 della notte il lunedì stesso. Si chiama Mimino Degli Atti, meglio conosciuto quello che ti chiamava anche a Puglia Channel. Era lui che ti ha chiamato. Era lui, capito. Mi chiamò con, si trovava in Francia. In Francia. Stava andando in Germania. Sì, stava rientrando. Sì. E sta cercando di organizzarmi una serata. In Germania. In Germania. Là ci sono i nostri compaesani. Sì. Poi parecchie due canzoni. Sono seguite là comunque in Germania. Sì, io sì, ho sì. sentito parecchi amici della mia età che seguono le tue canzoni. Sì, infatti. Sì. Poi cantai come chiusura O Terra Mia, che è una canzone prettamente scritta per gli emigranti. E sembra che abbia fatto successo. Un gran successo. Sì. E forse non tanto per il folto, ma proprio per quella canzone mi stanno richiedendo. Ho capito. Addirittura dall'Argentina. Ma mamma mia. Ma non so, sarà stato uno scherzo o meno, però mi hanno chiamato. Ti hanno chiamato, Giovanni. Quello è importante. Andiamo avanti. Cosa arriva? Arriva il clarinetto, se non sbaglio. Il mio clarinetto. Il tuo clarinetto. Stasera vuol suonare. Vediamo se lo facciamo suonare. Lo facciamo suonare il clarinetto. Da quanto che non suona il clarinetto, Giovanni? Mai. Stai arrossendo, Giovanni. È passato Giovanni. tanto di quel tempo, eh? Meglio così. Lo suoniamo. E allora, per voi... A orecchio, però lo facciamo suonare. Il mio clarinetto. E vai. È lui, solo per voi. Potrebbe essere un tema copiazzato, però è sempre originale. È originale. E nella musica anche. Il mio clarinetto stasera vuol suonare, perciò è uscito fuori dal suo cofanetto. È tanto vispo e allegro e pieno di energia, perciò va a provare dalla sua amata mia. A lei piace molto la melodia, si guardano uno due danno il via e para 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 e para 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 e para 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 e para 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 para. Giovanni Malatesta, Radio L, dal vivo oggi. No playback qui, eh? Non certo da morto. Da vivo! Il mio clarinetto! Ai. Finita la suonata in fa e in si bemolle, ma la ragazza di andarsene non volle. È stato tanto bello sprovare quel motivo, adesso rifacciamolo suonando più dal vivo. È svelto e vivace, molto bello, specialmente quando fa quel ritornello. E para 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 e para 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 e para 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 e para 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 para. Giovanni Malatesta, ci stiamo proprio divertendo, ragazzi. Bisogna bene spesso. Sì. Noi bisogna cantare sempre. E come no? Bene, Giovanni, il nostro Giovanni. Vi ringrazio. Siamo saliti di tono, è stato tanto bravo il tuo clarinetto. Rispose la ragazza, domani io ti aspetto. Ti prego amore mio, ti prego non tardare, perché poi quel motivo noi dobbiamo riprovare. Mi piace da morire, molto bello, sicuro quando fa quel ritornello. E para 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 e para 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 e para 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 e para 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 para
Eccolo il nostro Giovanni con il suo clarinetto. Feci una canzone una volta su questo clarinetto. Su A Povera Sorte Noscia. La cantava Toni Stranieri. Sì. E diceva così: a povera sorte noscia, nessuno più ni lo mostra, e ci ni l'hanno mostrato, ni l'amo pure scirrato, e madonna che noi morimo senza manco con lui dimo, e madonna che noi morimo senza manco con lui dimo. Ehi Giovanni, c'è. Ti posso richiedere una canzone? Prego, Giovanni? Prego. Ma non ce l'abbiamo la nostra canzone, forse sai quale dico io. Quale? È tutto taro. Sì. Ce l'abbiamo la base? Quella ce l'hanno proprio. No. Non ce l'abbiamo la base? Non ci vedo. O meglio, no, ci vedono. Ci vedono. Quindi in radio ci vedono. Ecco, Giovanni, ecco come ci vedono. È strano che in radio ci vedono. Ma questa è anche una TV. È TV, Giovanni. Radio TV. E mi sa che proprio la prossima è tutto taro, o no? No, lasciami stare. Ah, lasciami stare. E vabbè. Per dopo ce l'abbiamo? Magari la cantiamo dopo? Poi con te. Sì, dai. Bravissimo. Quindi lasciami stare. Un'altra domanda. Domandina prima dentro, sì. Fra quelle che hai scritto, qual è la tua canzone preferita, Giovanni? Generalmente è sempre l'ultima. Ma ce ne sono grandi tormentoni d'estate, Sì. Sono quelle estate, tutte belle. Tutti le cantavano, Giovanni. Generalmente sono quelle che io sto facendo adesso, comunque. E quella che secondo te ha fatto più successo, qual è stata? È tutto caro. Sì, è quella. Io comunque sono uscito con la prima canzone in senso assoluto e purtroppo non ho le basi, però peccato, mi sto prodigando a farla cantare da altra gente. Ed era A Porto Cesareo? Forse per voi una novità. No, novità. L'abbiamo sentita, mai, sinceramente. A Porto Cesareo, sulla spiaggia con te. A Porto Cesareo, farsi il bagno con te. Le sere a ballare, alle dune al tabù. E ballare liscio, che a te piace sempre di più. Bella, questa. Ma non l'hai mai incisa questa? Questa l'ho incisa su cassetta. Ho capito. Fu la prima mia incisione discografica. Sì. Che risale all'anno? All'anno più o meno? Quindi più o meno 83, non ce l'ho meno 25 anni. E dove stavamo? Neanche in progetto. Nell'84 stavamo in progetto. Quindi più o meno all'85 è andato i disastri. Sono nati i disastri. No, due belli giovanotti invece. Grazie, Giovanni. Speriamo. Due validi ubaldi giovanotti. Allora, Giovanni. Allora, lasciami stare. Giovanni Malatesta. Seguire Radio L. Io mi sforzo di fare sempre belle musiche, però. Sì, sono bellissime comunque. Sembra un mambo, sembra. Ma tu sei più o meno. Hanno un sound tutto. Sì. Samba, ciao ciao. Sono ballabili. Sì, certo. Lasciami stare. Si rivolge lui. Alla moglie, lasciami stare. È crepato per tant'anni. Basta, per piacere. Non mi fare ripetere tu. Questa è l'ultima fiata ormai. Mo ti mando a fanculo di sempre. E ti nabbai. Giovanni! Tira giù tira. Sì. Non hai capito niente di sta vita. La nostra storia ormai è già finita. Fatti un culo, acide e cacata. Tutta la vita mia m'ha rovinata. Tu m'ha ridotto come una burpetta. Chi ti ha assustato io una marionetta. Lasciami stare moi, lasciami uscire. Io non ti posso più mo supportare, a proprio tutto mo a giù pensare, invece ti a poi ti la rattare, e porto lì i bagnoni alla scuola, allora ritorno la spesa sa fare,
a mezza dia t'aggiù cucinare, anche la casa t'aggiù sistemare, lassame stare, moi lassame cire, io non ti posso più mo mantenire, ma tu la sera tu m'ha fatto uscire, sei stata naci l'usa te morire, tu m'ha tenuto sempre stinto stinto, guarda me sopra come m'ha dipinto, tu m'ha tirato come tiri lami, m'ha fatto fare una vita da cani. Quella Giovanni Malatesta, Radio L, musica guanianese oggi, musica originale, originale, il folk, l'originale folk. Lassame stare voi, eh sì, lassame cire, dai, a sto punto non scoppia proprio tutto. Sì sì, sta zitta a scoppiare. Non mi scoppia neppure le balle, dallo giudice amo spicciare, sto divorzio a tutti i costi, mo sa da fare. Lassame stare, moi lassame uscire, ma quante fiate poi ti laggiù dire, non hai capito niente di sta vita, la nostra storia ormai è già finita, fatti un culo acide e cacato, tutta la vita mia m'ha rovinata, tu m'ha ridotto come una purpetta, chi ti ha assustato io una marionetta, lassame stare moi lassame cire, io non ti posso più mo sopportare, a proprio tutto moi a giù pensare, invece ti a poi ti l'arrattare, porto lì bagnoni alla scuola, allo ritorno la spesa sa fare, a mezza dia t'aggiù cucinare, anche la casa t'aggiù sistemare, lassame stare moi lassame cire, io non ti posso più mo mantenire, manco la sera tu m'ha fatto uscire, si sta dannaci l'usa te morire, tu m'ha tenuto sempre strinto strinto, guarda me sopra come m'ha dipinto, tu m'ha tirato come tiri lami, m'ha fatto fare una vita da cani. Cattiva questa signora, che vita ti ha fatto fare, poi. Ma mi pare che tutte lo stesso, Sì. tutte male. Sono tutte uguali, la meglio tutte, le accisa, la meglio le accisa, sì. Termine giusto, arrivano tanti saluti dalla Liguria, anche Liguria. Giovanni, Franco dalla Liguria, Franco dalla Liguria, sì, da Carmiano, sì. anche da Carmiano. Vuol dire, se ci lascia magari, allora facciamo così, sì. Alla persona più lontana da noi che chiama, le spediremo a mie spese il mio CD, okay. Dove tutte le canzoni che sto cantando si trovano, okay, Giovanni. Ultimo lavoro ci contatteranno allora, direttamente per ora, alla persona che arriva più lontano, sì. Per ora chiama dalla Liguria, poi ci facciamo mandare via mail l'indirizzo e gli mandiamo il, e mandiamo il CD, Giovanni. Abbiamo, quindi, la ragazzi, canzone. Io vi devo quasi salutare, però è tutto caro. Vi devo salutare, è tutto caro, Giovanni. E la vogliamo commentare un po' questa canzone. Prego, sì, Giovanni, come, prego. Come è nata? Come è nata? Bravo Diego. Tu sei che Fabio, sei maschio. Fabio. Ah, Fabio. Non ti preoccupare, Giovanni. Tu sei che sei maschio. Non grazie. Senti, la base mi dovreste procurare. Sì. È tutto caro. Nella valigetta, non vi dispiace. Quindi fai tu? Nel frattempo io. Sì, mi parli intanto di come è nata questa canzoncina, dai. Quindi l'ultima strofa, perché era è tutto caro, bravo, è la quarta in pratica. La quarta? Sì. Faster, prego, inserisci. Sì. Quindi sistemiamola già, inserisci. Una, due, tre, è la quarta, è tutto caro. Questa canzone nacque originariamente con tre strofe, poi aggiunsi la quarta. Sì. Non per niente, ho fatto due versioni. La prima con le tre strofe, la seconda con la quarta. Andando a fare una, il tema ovviamente è tutto caro, è già una spiegazione, vero? Quindi è tutto caro, tutto aumenta, non si può andare né dal parrucchiere né da sempre. Né da sempre. Questa da sempre è vecchia questa canzone.
Guarda un po', io Mamma c'è Tristi, per esempio, sì, risale a una bellezza di 25 anni mamma fa, mia, io, mamma sì, mia. Come sempre tasse. Sì, quindi sì, è stato un tema sempre attuale, sempre attuale, specialmente nei nostri paesi. Specialmente nei nostri paesi. Dove sempre c'è attuale, sempre attuale. La disoccupazione è vero, e sì, ne starranciamo. E ne starranciamo sempre avanti comunque. Quindi, come nacque la quarta strofa? Andando a fare una serata a Bari, sì, mi invogliarono gli amici orchestrali, siccome videro delle belle ragazze, quelle da marciapiede, ecco, non ci dobbiamo, sì, vergognare, sì, stiamo, delle stiamo prostitute, tra, delle prostitute, prostitute, sì, si può dire. Oh Giovanni, andiamo dalle prostitute, andiamo da, andiamo, andiamo, no? Ho fatto una bella serata, ci pagarono bene, ci portarono, sì, sì, anche a cena, un bellissimo comitato, non, sì, sì, tanto è vero, poi come mi, il nostro, diciamo, come il vostro, sì, come voi, tanto è vero, mi richiamarono, mi dissero: guardi, ma la testa, l'anno prossimo no, ma tra 2 anni lei starà di nuovo qua. E infatti così fu. Sono state di parola. Quindi, andando da queste prostitute, sì, lo possiamo dire. Sì, sì, si può dire. Stiamo togliendo dire. Niente. No, no, ci mancherebbe. Oh, io ho esagerato, perché questa canzone, quando la scrissi, c'era la lira allora. Mm. Ci chiesero, forse perché ci videro un po' brilli, cose, beh, voi vi volete divertire, però ci dovete pagare. Mezzo milione volevano. Mezzo milione? Chi era a sto punto? Dico sì, sì, era tutto aumento. Ma poi, ma poi alle stelle pure da cosa? Allora, beh, no. Resta allora solo. Dissi, beh, mo, giusto mo. Io. E inserì la quarta la quarta stopa. Nonno, diciamo niente, lasciamo che sia una sorpresa. Sì. Quindi questa la dovrei ricordare a me. Beh, vai, questa si sa, vai, tutta. È la numero 4, no, vero Giovanni? Io guardo come promemoria, se no sì, 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 giustamente qualche tutta parolina può scappare, no? È la numero 4. Ok. È la numero 4. Vado Giovanni, eh? Vai! Mamma è tutto mia, dato, sorte noscia. Sì. Comunque ragazzi, ragazze, seguire attentamente il testo, perché poi alla fin fine c'è il rimedio al tutto, ah, caso. Ok, ok, guai, ok. Guai se non fosse così. Il cavallo di battaglia questo di Giovanni, eh? È tutto caro. Sono andato a comprare l'altra sera la pasta fresca. Ha la lisetta? In casa mia c'era una festa, in casa mia c'era una festa. Sì. Sono andato a comprare l'altra sera la pasta fresca, per poi fare una cenetta, per poi fare una cenetta. Pizzeria 8 euro, ma da 8 euro è vero. E a 10 li ravioli, troppo cara sta la pasta, proprio non si tutti, può mangiare. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano, così poi risparmiamo, perché siamo tutto caro. Stiamo andando un po' fuori ragazzi. Ah sì? Sì. E ti siamo fuori, siamo la fuori. Base. Quindi, pizzeria 8 euro, 8 euro di ravioli, di cosine si ne ha tutto mamma mezzo, ma poi, no? Esagerato. Esageriamo, dai. Ma vabbè, andiamo avanti. Ah, vado avanti, avanti. È tutto caro. Sono andato in pasticceria a prenotare una bella torta. Come è fatta non mi importa, come è fatta non mi importa. Basta che le saporine. Basta che le torta. Sono andato a comprare l'altra sera una bella torta. Ma com'è fatta non mi importa, com'è fatta non mi importa. Era fatta la francese, con vignella la mimosa. Ma voleva 100 euro per poterla riparare. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano, così lo risparmiamo, perché mo tutto è caro. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano, così lo risparmiamo e non se ne parla giù. Uè! All'anima della donna, di cosine sì, manco compleanno si può fare giù, eh? Per fare una torta, c'è il giorno, è un pizza di farina, le nostre brave ragazze, con le loro mani. Scanere. Questo è tutto.
100 euro, ma madonna, è tutto caro, pur non avendo capelli, eh. Sono andato l'altra sera a farmi bello da un barbiere. La barba, la barba. Dice che lui sa il mestiere, dice che lui sa il mestiere. Boh, boh, ama a vedere, no? Ama a vedere. Sono andato l'altra sera a farmi bello da un barbiere. Ma alla fine non conviene, ma alla fine non conviene. Sentite un po'. 10 euro il solo taglio, madonna. E poi 10 per lo shampoo, mamma immacolata. Arrivati alla barba, quella poi non la sa fa. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano. Possiamo risparmiamo, perché modo tutto è caro. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano. Possiamo risparmiamo e non se ne parla più. Quella! Quindi non si può andare neanche dal barbiere, neanche quello. Dalla parrucchiera poi non mi parla più. Oh, povere femmine nosce. Madonna. Quindi provandoci a Bari in via Roma, sentite un po' cosa succede. Okay, dopo okay. Aver fatto quella serata. Bella sì, cena. Sì. È tutto caro. Sono andato l'altra sera in via Roma, così, per passeggiare. Per potermi divagare, per potermi divagare. Sono andato l'altra sera in via Roma, così per passeggiare. E una donna per trovare, una donna per trovare. Era buona e prosperosa. Ma tozza mia! Con due cosce in minigonna, mamma immacolata. Ma voleva 1000 euro per poi fare all'amor. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano. Così poi risparmiamo, perché tutto è caro. Ni la facciamo a mano, ni la facciamo a mano. Così poi risparmiamo e non se ne parla più. Uè, ma così, così ne da tutto. Si può fare niente più, eh? Niente, niente. E tu sì. Ma torniamo tutto un giorno qua e già va. E non se ne parla più. È vero, è vero. Quindi io stivo molto a doppio senso. Sì, sì, sì. Qualche ma volta, sono bellissime. Qualche volta a senso unico come questa, eh? Eh sì. Allora, radioascoltatori e radioascoltatrici miei, nella speranza che il programma sia stato di vostro gradimento. Sì, sì, sì. Ma li ascolti, lo sono arrivati alle stelle calma, anche oggi. Magari fateci qualche richiesta, perché solo se farete delle richieste io tornerò qui in radio. Sì. Altrimenti non torno. Ce le faranno sicuramente. Se ci faranno delle richieste vogliamo, perché modestamente io poi il mio repertorio ho fatto 10 CD, sì. 11. La media di 10 canzoni, quindi ho il repertorio di 100 canzoni. Considerando che ne ho date una ventina agli altri pure, quindi ho in repertorio un 120 canzoni. Ragazzi, mamma mia, io vi devo ringraziare per il saluto. Non ti preoccupare, grazie a te, anzi, piacere, Giovanni. Piacere mio, io sono venuto quando. Guarda chi hanno scritto, Giovanni, abbasso Toto Cutugno, viva Malatesta, pensa poco poco. E vabbè, dai, non esageriamo. Malatesta a Sanremo, mamma mia, mamma mia. Comunque, i vagnanesi miei, quanto prima organizzeremo una bella serata dove potrete Giovanni, vedermi. Aspettiamo le prossime elezioni e vediamo e che... poi... se c'è un amico di un amico. Vabbè, ma Giovanni lo possiamo fare e esibire, dai. No, comunque stiamo cercando, una cosa impossibile, stiamo cercando dai. Di organizzare una serata nel periodo di maggio, fine maggio, inizio di giugno. Nella zona del paesiello, stiamo cercando di organizzare una serata. Sì, sì, sì. E sì. Poi il ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza. Magari dalla strada noi prenderemo i soldi, bene, nella bello. Strada andranno a finire. Così aggiusteremo qualche conca, no? Sì, sì, sì. Perché sì. Le nostre strade sono disastrate. Po', sì, sì. Disastrate pure. Sì, disastrate proprio. Un allora, saluto ce lo puoi allora, fare. Allora, un ultimo piacere. Dovresti dire un saluto caloroso da Giovanni Malatesta ai nostri ascoltatori di Radio L. Agli ascoltatori di Radio L. A tutti i radioascoltatori di Radio L, un caloroso saluto. Un ciao da Giovanni Malatesta. Alla grande prossima. Giovanni! Giovanni, Giovanni grazie, oggi. Grazie. Con le grazie. Canzoni più belle. Grazie.
grazie nuovo, a tutti. Allora, quindi ti possiamo dire una cosa, se un'ultimissima stato, proprio, sei stato secondo solamente a Cristina D'Avena. Mamma mia, è vero, ah, quando c'è stata Cristina sulla Rai, su Canale 5, invece tu che non esci su quei canali sei stato secondo solo a lei, Giovanni. Grazie, grazie, che dire, è una grande soddisfazione per te e per noi. Comunque io non amo parlare bene di me. Perché? Però è un vantaggio questo, perché magari quando è si vede comunque l'avena, gli audience che stiamo facendo oggi, voi eravate in corso di trasmissione, adesso siete stati un po' chiusi, quindi c'è chi lo sapeva e chi no. Tengo a precisare anche questo. Lasciatemi una dire, prossima ragazzi, volta noi Giovanni. Abbiamo messo lasciatemi l'avviso solamente ieri, invece con Cristina D'Avena l'avviso era stato messo quasi 10 giorni allora, prima. È vero, questo è vero, vedete. Hai ragione tu, Giovanni. Va bene. Comunque, ringrazio. Riproporremo Giovanni Malatesta, giusto? Sì, Giovanni, esatto, ci sarai? Lasciamo passare un po' di tempo. Sì. Chiamatemi, ragazzi. Basta un giorno prima e io verrò il giorno dopo. Okay. Grazie, Giovanni. Grazie a voi tutti. Grazie per l'ospitalità. Grazie al Monte pure per aver fatto e ideato questa bellissima radio. E a voi per l'ospitalità. Grazie mille, grazie, ci salutiamo e a domani con Music is Life da Faster e Dendi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E da Giovanni soprattutto. E da Giovanni. This is your world. Dreams are big. This is a space for her. Nothing to say.